Grazie, ringrazio anche, per quanto espresso. Volevo soltanto chiarire alcuni punti. Allora, è vero, questa è una delibera quadro, nel senso, ma così è pensata e così è pensata anche a livello internazionale, come è stato ricordato, perché queste sono le azioni di sistema che noi ci impegniamo come amministrazione tutta ad attuare e sono le azioni necessarie per garantire in modo permanente i diritti dei bambini e degli adolescenti. Ricordo appunto che sono state individuate a livello internazionale proprio perché sono quelle azioni che ci permettono di uscire dalla logica di singole progettualità e di lavorare in termini di programma, quindi con un impegno che sia permanente. Noi chiaramente daremo seguito a questa delibera e ci siamo già attrezzati. Nello specifico io ricordo che l'impostazione stessa data dall'UNICEF è quella di avere un meccanismo di verifica, quindi periodicamente, non soltanto tra 6 mesi, ma poi è anche previsto un rapporto annuale per valutare l'impatto sui bambini e gli adolescenti delle azioni che vengono poi realizzate. Questo fa parte proprio del meccanismo immaginato, quindi è un impegno molto concreto. Per quanto riguarda il tema fondi, e consigliera De Biase, per la parte fondi, e allora noi stiamo ripensando e andremo appunto in direttiva la prossima settimana, come dicevo prima, globalmente l'uso che Roma Capitale ha fatto dei fondi dalla legge 285, che sono dei fondi molto preziosi per l'infanzia e l'adolescenza, perché sono dei fondi nazionali sui quali noi possiamo far conto. Finora, dal monitoraggio che noi abbiamo fatto delle azioni finché qui fatte, la legge 285 del 97, c'è stato un meccanismo per cui alcuni fondi venivano dati al Dipartimento Politiche Educative, alcuni fondi al Dipartimento Politiche Sociali, alcuni fondi ai municipi senza un pensiero, senza un programma che fosse complessivo. Quindi è chiaro che in primis i fondi disponibili verranno utilizzati per dare attuazione a questa delibera. Quindi noi ci siamo mossi insieme ai consiglieri, con la sindaca, proprio per avere già degli strumenti molto, molto pratici per attuazione. Poi qui io volevo ricordare, perché giustamente il capogruppo Ferrara faceva riferimento anche all'Unione Europea, e un'altra fonte fondamentale che è anche alla base del progetto dell'UNICEF è la raccomandazione della Commissione: investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale. E qui vengo al discorso che ci proponeva appunto il consigliere Fassina. Io credo che sia molto importante dire che dietro le parole che sono contenute anche in questa delibera, poi ci sono dei fatti, delle azioni che noi dobbiamo fare proprio per contrastare l'impoverimento e la povertà minorile, le povertà minorili, se posso dire, non è questa la sede, ma dobbiamo appunto abbracciarle tutte, comprese le povertà educative alla quale la sindaca stessa faceva riferimento, perché appunto il gioco è una cosa seria, come ci insegnano i ragazzini. Allora, e nei pilastri appunto che la Commissione ha individuato c'è proprio quello di accesso a risorse sufficienti. Quindi noi, in sede di programmazione delle politiche sociali, fin dall'inizio, con una memoria di giunta del gennaio dello scorso anno, abbiamo detto che all'interno del piano sociale cittadino ci deve essere una parte dedicata all'infanzia e all'adolescenza, perché sappiamo, anche dal punto di vista economico, se non vogliamo vederlo soltanto dal punto di vista dei diritti, che l'investimento sullo 0-3 è il migliore investimento che noi possiamo fare, perché nei primi anni di vita si decide il futuro poi delle persone. Quindi l'accesso a risorse sufficienti, il fatto di avere dei meccanismi di governance, come li chiamano loro, qui noi abbiamo immaginato appunto un coordinamento tra le politiche che vengono realizzate dai diversi dipartimenti, e quindi c'è giustamente l'attenzione anche all'aspetto culturale, e anche su questo, grazie alla legge 285, noi intendiamo anche una svolta precisa a favore di azioni culturali e per il contrasto alla dispersione scolastica, e poi sfruttare tutti gli strumenti e i fondi europei. Questo è un lavoro che noi già stiamo facendo e che continueremo a fare. Verremo valutati dall'impatto delle nostre azioni, verremo valutati dall'impatto, e quindi la novità che questa delibera ci induce: noi abbiamo pochissimi dati sull'infanzia e l'adolescenza a livello nazionale così come a livello di città, quindi stiamo facendo un'attività già in corso per riprendere riflessioni fatte dall'Istat stesso insieme al CNEL, individuando nei indicatori di benessere per valutare l'impatto delle nostre azioni. Quindi questa delibera verrà sostenuta da atti concreti che abbiamo già estradato,
dato da risorse certe e poi da un meccanismo di valutazione di impatto, proprio perché non vogliamo fermarci alle parole, ma vogliamo avere un impatto positivo sull'attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti che vivono sul nostro territorio. Grazie.